simbolo del premio giornalistico Andrea Barbato 2024. Il valore del premio Andrea Barbato. In che cosa credeva Andrea? Per cosa lottava? Lottava per la libertà di pensiero e per l'uguaglianza, per la legalità. E non si tirava indietro nelle denunce facendo nomi e cognomi e mettendoci, come si dice, la faccia, rischiando, perché ha rischiato anche lui con minacce. Bene, l'ho detto, evviva la libertà di stampa, evviva il confronto e il pluralismo dell'informazione, perché il cittadino possa davvero avere il più possibile la capacità di leggere le differenze e i confronti. Libertà di stampa. Nel suo libro di storie iraniane, pagine di testimonianze di una rivoluzione in atto per la libertà, ci racconti? Sì, è un libro che racconta le storie di molte ragazze e alcuni ragazzi iraniani, ma che scommette sulla vicinanza, non sulla lontananza. Cioè, quello che a me stava a cuore e sta a cuore ancora adesso è che non ci sentiamo come dei privilegiati spettatori di un mondo lontanissimo e sfortunato. La mia idea è che quelle ragazze e quei ragazzi sono come le nostre ragazze, i nostri ragazzi sono in mezzo a noi o noi siamo in mezzo a loro. Sono giovani che hanno studiato, che hanno piena consapevolezza delle proprie capacità, che attraverso internet probabilmente hanno visto che cosa ragazzi e ragazze nella loro condizione possono fare in mondi più liberi e che hanno scelto di scendere in strada, rischiare tutto e hanno dimostrato un coraggio che forse noi ci siamo dimenticate e dimenticati. Lei nella sua carriera ha lottato tantissimo, come trasmettere ai giovani la voglia di lottare per un futuro migliore, per un mondo migliore? Ma io penso che per esempio questa generazione nuova, cioè la generazione Z che è nata tra la fine degli anni 90 e il primo e secondo decennio del 2000, sia una generazione che è distinto o per cose acquisite, ereditate, ha superato tantissime delle nostre barriere, le differenze tra uomini e donne, le differenze culturali vissute come dei muri, e quindi io credo che questa capacità di avere meno stereotipi nella testa, meno pregiudizi, meno previsioni possa essere una chance di ricostruzione di mondi migliori. Poi chiaramente a questa generazione deve arrivare anche l'indipendenza economica, che è quella che poi fa da motore alle vite libere, alle vite complete, alle vite possibili. Che effetto fa iniziare il mandato con una serata come questa, con il premio Andrea Barbato consegnato a Barbara Stefanelli? Ma sicuramente un grande onore poter dare questo premio alla memoria di un giornalista che ha fatto la storia, un grande onore poter rivestire questo ruolo di assessore alla cultura di una città che sprizza cultura da tutti i pori, un grande onore iniziare il mio mandato con Passaggi Festival e una incredibile casualità, perché il mio inizio di professionale nasce con l'intelligenza artificiale e io sono salita sul palco di Passaggi Festival come neo assessore alla cultura sul tema intelligenza artificiale. Ora io dico che le cose non avvengono mai per caso e queste non sono solo delle coincidenze. Per aver creduto nella possibilità di un rapporto paritario.